Ecco di nuovo il siglone delle America's Got Talent. Un'americanata pazzesca, però. Loro puntano a questo. In questo lo sai che sono fortissimi. Noi adesso fra un po' ci guardiamo la seconda regata di flotta, cioè la seconda giornata delle regate di flotta di Napoli. Questi però sono effetti speciali di bassa categoria. Un po' sembra quel film di quarta serie, no? Ma insomma, gli americani a fare il cinema sono bravi, devo dire. Guarda qui, questa scuffia qui se la rivenderanno per i prossimi 40 anni. Fantastico. Dai, via col secondo giorno. Ecco la Coppa America con la sua bella grafica americaneggiante. Che si chiama l'installatiera. Ma che installatiera? La brocca d'argento. Ah. Però dai che pian piano impari. Ti ricordi di tutto quanto il ventone e la pioggia del primo giorno di regata? Mi ricordo e come. Ecco, invece ora a Napoli, come tu ben sai... Questa è una scena in slow motion questa, sono tutti lentissimi. Perché tu ti sei abituato alle immagini col ventone. Invece questa qui è una partenza con vento fresco, ma come sai a Napoli accadono i miracoli. E vedi che oggi c'è un bel sole e gli equipaggi possono divertirsi a fare questa bella partenza. In testa ci sono, allora i kiwi sono quelli Fly Emirates, giusto? Bravo, con Fly Emirates sono i neozelandesi. Perché pigliano i soldi dagli arabi. Ma sì, ma comunque gli servono per regatare. Ah, voglio farti vedere una cosa, vedi le partenze adesso come si fanno? Una volta si facevano di bolina, adesso si fanno all'asco. Sai cos'è l'asco? Anzi, meglio al traverso. E poi lasciano quella barchetta a sinistra e boom, si buttano contro il cancello. Ecco, qua è cascato uno. Ma secondo te lo fanno apposta per fare spettacolo? Sì, un po' di spettacolo, tanto sono ripresi con le telecamere a bordo. Io ho dei dubbi che infatti qualcuno di questo, qualche velista qui sia anche un po' un attore, perché tanto sanno che sono ripresi dalle telecamere. Ah, dici ciao mamma, ecco. E guarda qui, Swordfish. Questa era Luna Rossa Swordfish. Questo è rugby praticamente, guarda il campo, tutte queste righe, tipo sono yard. Queste sono le regate per far capire anche alla zia Palmira come funzionano le regate in barca a vela. Però sembra un po' tipo, è un po' il moto mondiale sta diventando, dai. Guarda qui, sembra di stare al Mugello. Chi aveva vinto la prima regata, ma non importa. Tanto guarda, posso dirti una cosa, qui chi vince non interessa a nessuno, l'importante è che facciano spettacolo. Attenzione, guarda che bella partenzona qua di Luna Rossa Piragna con Chris Draper al timone. Però vedi sotto c'è anche una... Chris Draper, proprio un nome da uno che timona, Chris Draper è inglese, è il secondo team. E guarda qui, per far capire alla gente, le barche dove si trovano, gli hanno messo tutte quante le bandierine con i nomi sopra. Guarda qui, questo è Swordfish, Luna Rossa Swordfish, che era passato in testa, però alla fine chi c'è sempre davanti anche in questa regata? Dai che l'hai detto prima, ci puoi arrivare? Ci stanno i camper. Yeah, c'è la C45 dei neozelandesi. Questo qui è sempre Chris Draper, che è sembrato un po' più aggressivo in queste regate rispetto al suo compagno di squadra. I neozelandesi sono come il Brasile per il calcio, per intenderci. Non ci può essere la Coppa America senza i neozelandesi, guarda lì qua. Infatti mentre regatano salutano, sembra che sia una forma scampagnata. Beh, salutano anche perché guarda qui, hanno vinto. Quindi, sì, nella seconda giornata di regata i neozelandesi sono stati davvero i più forti. Infatti eccolo qui, Emirates di New Zealand che passa in testa. Però vedo che Luna Rossa sta guadagnando posizione. È terza. Dai, Luna Rossa Piragna. Bravi.